Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Futura News. Apriamo subito con il risultato delle primarie del PD che si sono svolte ieri, Andrea. Sì, tutti i giornali parlano del trionfo di Matteo Renzi che si è imposto su Cuperlo e Pippo Civati nelle primarie del Partito Democratico ed è diventato il nuovo segretario del partito. Andiamo con la stampa. Ora mi gioco tutto in 2 mesi, la scommessa di Renzi. Nuovo segretario, appunto, che si è imposto col 70% dei voti e il dato dell'affluenza invece si è attestato a 2.700.000 votanti. Il Corriere della Sera parla invece del trionfo di Renzi. Adesso tocca a noi, parafrasando un passo del discorso di Renzi che secondo molti entrerà nella storia, almeno del centro-sinistra italiano. Il trionfo di Renzi parla anche Repubblica, che titola Il trionfo di Renzi, cambio subito il PD. C'è un breve, quanto molto ficcante, editoriale di Ezio Mauro, che parla proprio della rivoluzione che dovrebbe avvenire in seguito all'elezione al segretario del PD del sindaco di Firenze. E quindi insiste su questi 3 punti, cambiare la legge elettorale, cercare di scalzare la crisi politica e economica che investe il nostro paese. E di una nuova epoca parla anche l'Unità, giornale del partito, con l'editoriale di Pietro Spataro. Il titolo in prima pagina è Il PD, il trionfo di Renzi, insomma, per una prima pagina che sarà destinata a rimanere nella storia del quotidiano che fu del Partito Comunista. Un'interpretazione particolare invece del risultato di ieri la dà il Fatto Quotidiano. Trionfa Renzi, battuti Letta e Colle. Secondo il fatto, la vittoria di Renzi pone ulteriore pressione sul governo e su Napolitano. Staremo a vedere, insomma, Renzi è sembrato chiaro nel dire che il governo andrà avanti fino al 2015, però certo ci dovrà essere un nuovo accordo, un nuovo patto di maggioranza. E c'è un'ulteriore delusione per il popolo di sinistra con l'abbattimento a Kiev della statua di Lenin. Continuano le proteste degli europeisti nella capitale dell'Ucraina e ieri proprio c'è stata questa azione di abbattimento del simbolo del potere e c'è la doppia pagina di Repubblica, pagina 18, che parla proprio dell'ondata dei 500.000. Che sul Financial Times viene definito proprio a Million Man March. Quindi continuano le proteste contro il governo e si acclamano le dimissioni del premier Yanukovych. E ancora Europa sulla stampa in esclusiva, l'intervista a Mariano Rajoy, il premier spagnolo, ecco, che parla di Europa, appunto. In Europa il peggio è passato, adesso la crescita, quindi chissà se Mariano Rajoy riuscirà a concretizzare l'asse con il governo italiano e gli altri paesi del sud Europa, chissà forse un giorno anche con Matteo Renzi. Ora invece passiamo alle pagine locali dove l'argomento del giorno è la protesta dei forconi. Chiunque sia uscito questa mattina a Torino non ha potuto non notare i numerosi negozi chiusi, le numerose serrande abbassate. Ecco, la stampa nella sua edizione locale offre una sorta di manuale di sopravvivenza, come sopravvivere al giorno dei forconi. Quindi la stampa decide un tono apocalittico. Andiamo invece su Repubblica. Sì, Repubblica titola La serrata, il lunedì nero della protesta, 2 unità di crisi contro la paralisi, quindi c'è l'intervento delle forze dell'ordine per cercare di sedare la protesta degli esercenti che sono strozzati dalle tasse, quindi si sono radunati stamattina in Piazza Castello. La nostra redazione seguirà passo passo che cosa succederà oggi. Quindi passiamo allo sport. Sì, forse una piccola delusione al sindaco di Firenze sarà arrivata dalla vittoria della Roma contro la sua Fiorentina per 2-1, Roma che insegue la Juventus, mentre la Gazzetta dello Sport decide di titolare sull'Inter. L'Inter non sa più vincere, terzo pareggio consecutivo per i ragazzi di Mazzarri, è sfumata l'occasione di avvicinare il Napoli al terzo posto. Adesso la Juve guida la classifica con 40 punti, seguita dalla Roma a 37, Napoli 32 e poi Inter 28, Fiorentina 27. Una nota, un particolare è il Torino che dopo tanti anni torna all'ottavo posto con 19 punti, quindi davvero un ottimo campionato per i ragazzi di Ventura. E per tutti gli aggiornamenti seguite il nostro sito futura.unito.it e l'appuntamento è alle 13:10 con il GR su Radio 110. Grazie, buongiorno.